I am church. I am church. I am church. I am church. Noi siamo Chiesa, tutti insieme. Sono Antonietta, ho 31 anni e vivo in Italia. Dopo la cresima ho capito che dovevo restituire quello che avevo ricevuto. Quindi mi sono messa a cercare come potevo ricambiare tutto il dono che avevo ricevuto. E così ho iniziato a fare catechismo ai bambini. Fare catechismo mi dà una forza, senti proprio che parte da dentro, no? Come se si accende quella luce, come dire vabbè, oggi si va a fare catechismo perché c'è quella carica di energia. Sono Federico, ho 28 anni, in comunità facciamo preghiera con il Mimo. Mimo mi aiuta a seguire il Vangelo. Perché io non so leggere. Uno per uno dice una frase e l'altro mima. Serve a me soprattutto perché così lo sento di più dentro. Il primo Vangelo è stare vicini a Dio. Il Vangelo è per tutti, anche per noi. Il Vangelo è per tutti. Poi se lo rendi personalizzato, che quando ascolti la parola ti rimane impresso e diventa tuo. E ogni volta, difatti, quando c'è il Vangelo, io sono la prima che caccia i fazzoletti perché non ce la faccio a non piangere, perché poi quella lacrimuccia durante il giorno c'è. Io ho scoperto un altro mondo, con Fideluce. Facciamo le cose insieme, usciamo insieme, siamo andati in vacanza insieme. È bello perché sei senza genitori, ti senti libero. Durante la pandemia abbiamo fatto molto online. A me mi è piaciuto molto, è stata un'esperienza molto bella perché certamente serve il contatto umano. Non sai proprio in presenza, è un'altra cosa. Però questa cosa è stata una mano santa perché sennò chiusi in casa, sì, rompiamo. La Chiesa è fare le cose insieme. Gesù è una presenza e mi accompagna, ci sta sempre. Noi non lo vediamo, però ci sta sempre pure adesso. Gesù è il mio papà. È quello che principalmente nella mia vita, da quando sono nata adesso, mi dà la forza anche nella vita quotidiana, perché non è semplice vivere. Cioè io la vedi, mi vedi che sorrido tutto il giorno, però ci sono momenti che anche io dico ma perché? Se non ci fosse lui, sinceramente io non saprei dove prendere il sorriso che ho tutti i giorni. Che il problema della disabilità, se non lo vivi, non puoi capire una persona che sta qui sopra. Quindi Dio è, per me è tutto. Io sono Chiesa. Io sono Chiesa.